16 garage saccheggiati. È accaduto la notte in via Gorni. Nel bottino dei ladri sono finiti attrezzi e biciclette. Non è la prima volta, raccontano i residenti. RDB, confronto con i lavoratori, faccia a faccia tra l'imprenditore De Eugenio e i dipendenti. Ci metto la faccia, ha detto il titolare della ITEL Prefabbricati. Patto sindacale il 17 agosto a Bologna. Cane morto di stenti, commuove il web. La storia del cagnetto abbandonato nelle campagne di Casse San Giovanni, morto per la mancanza di cibo e acqua. I volontari dell'Arca di Noè hanno sporto denuncia. Chiudere la via alle auto a Ponte dell'Olio è battaglia tra i commercianti. Alcuni vorrebbero che via Veneto venisse chiusa al traffico il martedì, giorno di mercato. Attenzione agli ustioni da ghiaccio, casi in aumento, complice il caldo. Il dermatologo Massimo Gasperini, non va applicato a contatto con la pelle.